Fondazione Identità Bianconera ha proprio quell'obiettivo lì, cioè aprire un po' gli occhi e soprattutto tutelare i tifosi. Ecco, partiamo proprio dalle basi, cioè come iscriversi, come sostenere la fondazione, partiamo un po' dalle basi e capire come effettivamente ci si può fare aiutare da voi e come poter interagire con voi. Allora, la fondazione intanto mi preme dire una cosa che è importantissima. La fondazione è un organo indipendente, quindi non è parte di Juventus, non è parte di nessun gruppo, non è parte di nient'altro. Esiste la fondazione fine a se stessa e basta. Che ha uno statuto, tra l'altro, essendo fondazione, non è a scopo di lucro. Questo è un altro punto importante. Anche arrivassero milioni di iscritti e avessimo dei capitali importanti da poter investire, non ce li potremmo mettere in tasca noi. Potremmo unicamente investirli in attività confacenti allo statuto della fondazione. E creare una fondazione ha uno statuto molto particolare che viene certificato da un notaio che non può più essere cambiato ed è perpetuo. Quindi quello non potrà mai più essere cambiato. Quindi ogni euro dato alla fondazione è un euro che viene speso per la fondazione e non finisce nelle tasche di chi l'ha creata o di altre persone. Questo è un punto importante. Secondariamente, far parte della fondazione è semplice, bisogna andare su fondazionejb.com, c'è il pulsantino rosso Unisciti a noi e a quel punto si può entrare. Per chi entra a far parte della fondazione e chi si iscrive, c'è la possibilità di essere assistito dai nostri legali qualora ci fosse la necessità, qualora si venisse insultati, attaccati, denigrati, in pubblico, in privato. Poi lì chiaramente qualsiasi segnalazione passa dal vaglio del nostro team legale, che poi Certo. è quello che chiaramente in prima persona dà tutte le indicazioni del caso su come gestire le situazioni. Si possono fare donazioni, si può fare l'iscrizione annuale da socio ordinario, si può fare anche una donazione importante per chi può e chi ha il desiderio di sostenere le nostre battaglie in maniera più importante. E quindi sul sito sono spiegate tutte quante le varie opportunità. A brevissimo sarà disponibile anche sul nostro sito e sulla nostra app un'area riservata dove ci saranno dei contenuti e delle cose ulteriori riservate ai nostri iscritti. Siamo nati da poco, anche noi ci stiamo evolvendo e stiamo crescendo a grande velocità, per cui è un work in progress veramente quotidiano. Il nostro allenatore direbbe un passettino alla volta, mi verrebbe a Passettino dire, alla cioè un volta. passettino alla volta riusciremo anche in questo progetto. Ecco, a proposito di progetto, a proposito di società, tu hai detto all'inizio che noi siamo a tutela dei tifosi, e quindi siamo un ente diverso rispetto a quello che può essere appunto la società. Ecco, volevo chiederti proprio questo, il rapporto con la società, se c'è un rapporto, se nascerà, se c'è un contatto anche, soprattutto se sapete se la Juventus è a conoscenza di questo progetto o meno e se magari c'è un gradimento, ecco, da questo punto di vista. Allora, se ci sarà un rapporto con loro, noi lo speriamo perché siamo tifosi, tifosissimi bianconeri tutti, per cui sarebbe un sogno avere anche semplicemente un rapporto con loro. Sappiamo per certo, per più fonti in realtà, che loro sanno benissimo che ci siamo, che esistiamo, che sono contenti di quello che stiamo facendo. Anche ci potesse essere una forma di collaborazione con loro, rivendicheremo sempre la nostra indipendenza, perché è importante, non siamo nati per essere il braccio armato di nessuno, né della Juventus, né dei tifosi arrabbiati, né di altre persone. Noi amiamo la nostra società, amiamo la nostra squadra, comprendiamo che ci possono essere delle dinamiche che noi non conosciamo, per cui decide di difendersi, di non difendersi, di fare o di non fare qualcosa che magari io e te, Giuseppe, faremo diversamente. Ok? E quindi è corretto che loro agiscano secondo le loro linee di principio, però hanno oltre 200 milioni di tifosi nel mondo. A noi scrivono ogni giorno tifosi da ogni parte del mondo. E abbiamo iscritti da almeno 20-25 stati in giro per il mondo che si sono iscritti alla fondazione e che fanno parte di questa meravigliosa community. Quindi per i tifosi è importante avere un organo di riferimento, un organo istituzionale come è la fondazione, che li possa rappresentare. Poi sai che cosa? Noi tendiamo a parlare sempre del lato legale, cioè di quello che è la protezione, di quello che è la tutela. Però la fondazione, essendo organo istituzionale, appunto, ha anche la possibilità di raccogliere e rappresentare in ogni ambito istituzionale la volontà dei tifosi. Basta pensare a quello che è stata la campagna delle disdette. La campagna delle disdette ha fatto vedere al sistema calcio italiano e ai tifosi della Juventus quanto è importante il numero dei tifosi della Juventus, che è un numero che può cambiare completamente le cose.
Anche se qualcuno sosteneva che le disdette sono state poche migliaia, in realtà i numeri sono ben oltre il milione di disdette. Un milione di disdette a 40 euro al mese per un anno, parliamo di cifre clamorose. Ed è certo. Solo l'Italia. Tu pensa cosa può essere la volontà dei tifosi della Juventus di tutto il mondo, raccolta su una piattaforma democratica, un po' come è stato fatto per il Movimento 5 Stelle. Poi noi la politica non ci interessa completamente, però su quel modello lì possiamo raccogliere e rappresentare la volontà dei tifosi anche in ambito istituzionale, perché abbiamo gli strumenti e i canali per poterlo fare e il titolo per poterlo fare. È chiaro, è chiaro. E nel mondo del giornalismo si dice spesso che le domande scomode a volte sono quelle migliori. Allora, a questo punto, io una domanda scomoda la devo fare assolutamente. La voglio, assolutamente. Ecco, la domanda scomoda è: molto spesso il tifoso juventino in generale si è sentito poco tutelato, ma perché molto spesso è stata la stessa società a non prendere certi provvedimenti o soprattutto non rispondere mai, diciamo, da questo punto di vista, a attacchi, a calunnie e robe di questo genere. Ecco, secondo te un po' la vostra fondazione nasce anche da lì, cioè forse dall'esigenza di un po' di tutela che a volte, magari dico a volte, è mancata da parte della società, oppure è una roba che è a sé stante, quindi non ha nulla a che vedere con le decisioni della società di non intervenire in determinati momenti storici? Ma certo, è assolutamente legato a quello, è assolutamente legato a quello. Noi sappiamo che è proprio nel retaggio della famiglia Agnelli, della presidenza della Juventus, quella di non rispondere alle provocazioni, non rispondere agli attacchi, ma fin dagli anni 70, quando sui giornali si parlava della Fiat, il diktat degli Agnelli era quello di non rispondere ai giornalisti. Loro volano ad un livello più alto e di quello che sono gli attacchi dei piccoli giornalisti, dei vippetti, dei politici, eccetera, non gliene puoi fregare di meno. Cioè, loro viaggiano su un altro sistema completamente. E ci piace, non ci piace, quello poi è un altro paio di maniche. Noi probabilmente faremo delle cose diverse, anche perché verosimilmente loro non percepiscono, non sentono quello che poi dal basso invece, dagli altri tifosi, arriva. Il fatto che un tifoso della Juventus non possa permettersi di girare per Firenze con una maglietta della Juventus addosso, per Napoli o per altre città con la maglietta della Juventus addosso perché viene minacciato di morte, viene fatto oggetto di sputi, di violenza, di insulti quando gli va bene, sono solo insulti. Questa cosa loro non la vivono e quindi probabilmente non è nelle loro priorità, perché parliamo di una multinazionale con interessi da centinaia di milioni in tutto il mondo, intersecati in vari settori, per cui è una realtà estremamente più complessa di quella che noi possiamo vedere. Per questo rispettiamo il fatto che ci siano delle dinamiche che noi non comprendiamo. Quindi le loro scelte non ha senso, secondo me, discuterle. Sarebbe come discutere delle scelte, che ti posso dire, di Elon Musk per Twitter o degli altri per Facebook, per Apple, per Amazon. Chi siamo noi? Cioè, cosa sono, ne sappiamo livelli noi? Troppo alti, dici tu. Cosa ne sappiamo noi realmente di che cosa vivono quelle aziende lì? Però, a differenza di quegli altri contesti, il cuore pulsante della Juventus e dell'industria calcistica sono i tifosi. Non puoi sempre lasciarli come ultima ruota del carro, come quelli che pagano le conseguenze alla fine, come quelli che sono le vittime del sistema e delle scelte che vengono prese. Allora, se è giusto che la Juventus si tuteli o non si tuteli o faccia quello che crede, dall'altra parte i tifosi sono altrettanto importanti, perché 220 milioni di tifosi nel mondo sono quattro volte la popolazione italiana intera, e quindi è una nazione clamorosamente grande e importante, e che non è rappresentata. Ti ripeto, ritorno sul discorso delle disdette perché è stato molto importante. Lì è stata una cosa che è nata da un hashtag sul web che poi si è rimpallato e ha preso forza, ma è stata un'azione distruttiva, cioè vai a distruggere un sistema che esiste. Molto più interessante sarebbe andare a costruire, cioè sarebbe andare a rappresentare in maniera positiva i cambiamenti che tutti quanti sappiamo che c'è bisogno che avvengano nel calcio. Questo calcio non ci rappresenta più la passione che avevamo una volta, non ci rappresenta più, c'è un clima per cui ci interessa meno anche la nazionale, ci interessa meno la nostra squadra, non capiamo come sta evolvendo la situazione, se la Superlega arriva, se non arriva, perché le battaglie legali sono sempre solo a senso unico.
perché i giornali non parlano più di calcio ma parlano di polemiche come fossero tabloid di serie B. Non capiamo più perché certe trasmissioni che raccontavano il calcio in televisione sono completamente sparite. Oggi se vuoi seguire il calcio o paghi o c'è poco o niente. E in più anche pagando hai un prodotto comunque parziale, comunque dove il racconto non è neutro e imparziale come da dei giornalisti seri ti aspetteresti. E allora diventa difficile avere la stessa passione. E poi ne vai a parlare con gli amici e anche tra amici si finisce a insultarsi con degli epiteti clamorosi, cioè delle cose orribili. E allora diventa tutto troppo faticoso. Quella passione, io vedi, lo dico sempre, anche se sembra retorica banale, forse un pochino lo è anche, ma quando da bambini prendevamo a calcio un pallone sorridevamo sempre. È adesso vero. Guardi la partita chiedendoti perché cosa ti incazzerai quando la partita sarà finita. È vero, è verissimo. Che purtroppo, aprirai i social e ti renderai conto che ti faranno le pulci per un pallone uscito a metà campo, per un contatto di gioco a 40 metri dalla porta, per un'azione che è avvenuta 35 secondi prima rispetto al gol, e perché c'era una maglia tirata, ma sì, ma no, striscia, appoggia, tutta una serie di cose, e gli arbitri che ne vanno a parlare in televisione sembrano peggiorare la situazione anziché risolverla. Sembra che andiamo in una direzione dove andiamo sempre peggio. Allora, tutti noi vediamo il calcio, tutti noi abbiamo le nostre idee, i nostri pensieri, sarebbe bello avere un polo che le raccoglie e che le rappresenta sui tavoli giusti. Questo sarebbe importante, è quello che finora è sempre mancato.